Automobili e treni sono i mezzi più utilizzati per spostarsi. Io e Sara, che sta facendo le riprese andando a Firenze, abbiamo scoperto che in due il treno è meno conveniente però della vettura. Moretti, quello criticato perché ha detto che sotto gli 850.000 euro all'anno se ne va, avrebbe però messo in sicurezza i conti delle ferrovie facendoci risparmiare. Polemica sul suo appannaggio, però polemiche su quello di Cesare Prandelli, che ha rinnovato il contratto come allenatore della nazionale di calcio a 1.700.000 euro l'anno, chi è che merita di più? E poi, è bene mandare via uno che ti fa risparmiare? Abbiamo fatto polemiche a suo tempo per Manganelli, capo della polizia, perché percepiva il triplo di quanto era l'appannaggio del suo omologo inglese. Ma serve di più? Uno bravo a gestire i treni o uno bravo a indagare su chi uccide, su chi rapina, su chi sequestra? Allora, quali sono i manager che è giusto pagare? Quelli che fanno risparmiare o quelli che fanno qualcosa che serve a tutti? Dei costi dei manager parla anche il governo Renzi. Ma qual è il rovescio della medaglia? Siete sicuri di guardare entrambi i lati della moneta? Io no, e vorrei che ci riflettessimo assieme.